Abbiamo avuto un finanziamento di 2 milioni e mezzo, 1 milione e 6 l'abbiamo destinato a portare l'impianto a 10 metri, sostituendo il tetto in ferro con un tetto in legno, migliorando anche l'acustica. E poi abbiamo messo dall'avanzo dell'amministrazione 2022 3 milioni d'avanzo, 800 mila euro, quindi portando 2 milioni e 4 per fare un impianto che consenta di essere alto 10 metri e 1500 posti per fare i campionati italiani e i campionati europei. Ed è una struttura che deve essere molto curata nei minimi dettagli, anche dal punto di vista degli eventi, ed è una struttura che è al servizio anche di tutti gli altri comuni confinanti. È chiaro che prima si riesce a finire i lavori, abbiamo l'impresa, l'aggiudicazione, come prevedono le norme, provvisoria, però sarà fatta quanto prima l'affidamento definitivo e con un cronoprogramma molto rigido. Portare la squadra a Vallefoglia è la cosa più importante che in questo momento possa ipotizzare. Se pensiamo che in questa stagione sportiva abbiamo avuto 5 dirette Rai e una Sky, è motivo di orgoglio. Penso che comunque sia una cassa acustica per il territorio, per il comune di Vallefoglia, importante. Quindi poter giocare a Vallefoglia, ecco, è quello che mi auguro che avvenga con celerità. La parte cospicua e importante è appunto la sostituzione della copertura e una nuova edificazione della struttura a sostegno della nuova copertura, che sarà in cemento armato, esterna all'edificio e in appoggio, come dicevo, si hanno delle travi lamellari, di entrave in legno lamellare da 32 metri di lunghezza, quindi che coprono la campata per intero dell'edificio, che verranno appoggiate appunto sulla nuova struttura in cemento armato.